tutti a questo convegno. Prima di iniziare il convegno, quindi la tematica di lavoro, volevo far intervenire il direttore dell'ASCOM, quindi proprietario di questa struttura, il dottor Fusini, per un saluto istituzionale. Grazie, benvenuti proprietari, insomma proprio no, altrimenti qui ci farei la sala di casa mia più che la sala conferenze. Intanto grazie che siete venuti, porto anche il saluto del nostro presidente Paolo Malvestiti, che è presidente anche della Camera di Commercio, e lui con i presidenti di tutte le categorie, tra cui Oscar Caironi, poi il vero padrone di casa. Quando mi è stato proposto di venire oggi, ed era sabato prima aprile, giuro, pensavo fosse uno scherzo, nel senso che difficilmente vengono organizzati di sabato convegni, però voglio dire, da questo punto di vista probabilmente è un segnale che la formazione e l'accrescimento delle competenze risultano essere probabilmente la variabile sulla quale costruire il nostro futuro nei prossimi anni. Pensate che è un tassello tanto trasversale questo, e per farvi capire, proprio perché la nostra sede resta aperta, noi lunedì e martedì avremo addirittura un'iniziativa di 2 giorni che si chiama Speed Day di Turismo, dove invece ci rivolgeremo alle imprese della ricettività, quindi alberghi, e anche imprese della ristorazione, che al di là dell'aspetto mediatico secondo cui siano sempre in crescita, oggi purtroppo hanno difficoltà soprattutto sul versante della gestione. Dicevo importanti, innanzitutto è stato un piacere venire perché è la prima di fatto uscita pubblica del nuovo presidente Oscar Caironi, che ringrazio, che dopo anni in cui ha avuto la vicepresidenza ha preso recentemente ha sostituito il nostro Luciano Patelli, presidente storico, e a lui vanno gli auguri della nostra associazione, ma anche di tutti gli associati, per proseguire l'ottimo lavoro che abbiamo fatto finora. Io penso che insieme a Pietro Bresciani, che è poi il segretario della categoria, siano le persone sulle quali la nostra associazione ripone anche le prospettive di crescita per questo gruppo. Dicevo, nel ringraziare i relatori, è molto importante la formazione, lo è come valore trasversale di tutte le categorie, in un mercato che è diventato molto più difficile e selettivo in ogni ambito. Probabilmente la saper agire in sinergia, in rete, cioè saper costruire collaborazioni e saper lavorare in maniera professionale, rappresentano l'elemento sul quale fondare la crescita di tutte le categorie, in particolare degli agenti immobiliari. È la nostra categoria, purtroppo soffiano venti molto molto pesanti, venti non solo di difficoltà di mercato ma anche e soprattutto di disintermediazione, e la disintermediazione, capite bene, taglia fuori nella filiera molto spesso le competenze che vanno. Certo, è fondamentale per la nostra categoria, come dicevo, quello di trovare partnership e trovare elementi di crescita. Tu un servizio lo difendi se in questo servizio aumenti la tua professionalità. In questo penso che la strada tracciata prosegue. Oscar Caironi ha sposato questa linea strategica e penso che ci sia spazio di collaborazione e di crescita per tutti. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie Oscar, in effetti è il mio primo convegno da presidente. E innanzitutto, prima di passare la parola ai relatori, ringrazio chi ha partecipato, quindi gli avvocati che sono presenti, i moderatori dell'associazione, gli amministratori condominiali e i miei colleghi agenti immobiliari. Dunque, questo convegno, faccio un piccolo assunto e poi do la parola, è utile ai presenti in sala, soprattutto a noi agenti immobiliari, per comprendere alcune tematiche che sono relative a verbale, alla lettura, piuttosto che ai documenti che l'amministratore deve conservare, perché a volte ci risulta un po' laborioso interagire con gli amministratori condominiali e soprattutto quali sono le competenze di uno dell'altro, e per migliorare quali sono i rapporti tra la nostra categoria e la loro. Quindi buon ascolto e buon lavoro a tutti. Il convegno ha questo titolo, che è la liberatoria dell'amministratore ai sensi della legge 220/12, l'anagrafe condominiale, quale strumento utile per lo svolgimento dell'attività degli agenti immobiliari. Il primo relatore che chiamo è l'avvocato Bai Luca, che è avvocato del Foro di Bergamo,
e presenta la parte legale e i relativi casi. Prego.